Ora io lo dico, non mi menate, perché si è visto pure nel trailer. Quando pare Paperino. Cioè, fa vedere nel trailer, fa vedere un momento in cui Paperino. E sarà l'ultimo respiro, non si sa. Oh, a Natale si è visto Ma questo va trailer. spoilerato questa cosa? Io non l'avevo No, visto il beh, treno. sul Non trailer, l'ho magari. visto il treno, non l'ho notato. Ma Pippo poteva morire, Pluto. Non poteva morire. Che inutili, cioè. Quando ci ho voluto tipo questa cosa, 10 anni. E poi parla uno che non ha mai finito né il primo né il secondo, ma sono andato a vedere sul coso, però ho giocato. Prende ore e ore. Posso dirti, cioè, c'è tutto questo, c'è che emozione. C'è. Hanno fatto in modo che sia. Che sia? Tipo che loro hanno Twitter. Cioè, Sora. Ah, sì, ci possiamo fare i selfie! Bastando lui a Destiny c'è il selfie o no? Non c'entra niente, però. Poi ce l'avrei qui. Esatto. Poi ce l'avrei qui. I miei amici sono la mia forza. Tutti per uno, ho letto. Allora, noi abbiamo deciso di mostrarvi Kingdom Hearts con. Le teniamo le cutscene. Sì, ci proviamo se non ci fa la Disney il cutscene. Che è un altro. Però vabbè, vi vogliamo far vedere chiaramente lo splendore di questo gioco, che penso che abbia fatto un salto. Oltre a decennale, ma anche di grande qualità. Sì, questa è la perla, il gioiello della Square Enix. Cioè, ci hanno lavorato come animali per anni e anni e anni. Quindi. Rischiamo probabilmente che questo sia uno dei top game di quest'anno. Sì. 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 Visto le uscite che si stanno. Se ci pensiamo, sono già uscito questo che è micidiale, Resident Evil che è micidiale. Si vocifera che, insomma, Anthem pare bello bello. Piccola parentesi, non c'entra niente. Hai visto la notizia di Kojima che ha fatto vedere a un altro produttore famoso il suo gioco e è impazzito questo produttore dicendo è una figata, però a noi non ci fa vedere un cazzo. Ti prendesse un bene, Kojima. Questa è una cosa che. Allora, quest'anno rischia di essere bellissimo all'inizio, ma un'incognita alla fine, perché non si sa più un cazzo né della Sony né della Nintendo. Esatto. Alla fine vince la Microsoft che si è comprato pure l'oceano. L'altro ragazzo non l'ho riconosciuto, scusate, ma noi non siamo espertissimi. No, infatti, noi abbiamo giocato, è una passione per questo gioco c'è, però non siamo fanatici. Purtroppo siamo persone che hanno fatto come la maggior parte, hanno giocato solo al primo e al secondo e non a tutti quegli altri capitoli secondari. Personalmente, per una cultura personale, mi sono andato a vedere gli spoiler su YouTube, niente di più però. Quindi. Anch'io. YouTube e Wikipedia. Esatto. Purtroppo così si affronta la cosa. Ma ne sono usciti un casino, alcuni addirittura sul cellulare, cioè esatto, trattavano più di sparare. Devo dire che comunque rimane sempre un must, a me piace troppo. Mentre tipo, rimane cioè, il gioco vi dico così, praticamente Nomura, lui amava la Disney e gli hanno dato, a un certo punto gli hanno dato la possibilità di sviluppare questo gioco, ma è stato tutto in maniera randomica. Un dirigente della giapponese della Disney stava in uno stesso hotel in cui c'erano nel frattempo dei dirigenti della Square Enix, si sono incontrati in ascensore, a chiacchierare più del meno, in ascensore, sono detto, ma sai, noi nella Square Enix vorremmo fare un nuovo videogioco GDR, ci interesserebbero i personaggi della Disney, e poi ha detto, anche noi della Disney vorremmo fare un bel videogioco, perché c'era la software house dei videogiochi della Disney, adesso Disney Animation, non mi ricordo, c'era la Disney, però faceva tutti i giochetti per bambini, sì, molto sì. Per bambini, sì, e così. E poi Nomura, siccome era un appassionato di Disney, è come un po' noi in effetti. Che soprattutto Nomura, il Re Leone, è quello che mi piace di più. Lui aveva aiutato nella collaborazione di Final Fantasy 7 e 8 e fra l'altro l'idea di far uccidere, come si chiama nel 7? Mosbarello, È di Nomura. Ma che cazzo dici? Cosa di uccide lei? Di Nomura. Ho ricordato il personaggio, ma qua parte la fai da sotto i commenti, dai. Lei di. Non mi ricordo la. Che poi è una delle scene più tragiche della storia di videogioco. Vado a vedere. Uscita dalla serie 8. Esatto! E lei. Cioè, ma perché però? È stato questo bastardo. Poi ti fa vedere. Poi ha fatto tre capolavori. Fa le storie col cuore, però prima te lo spezza il cuore, capito? Bello però, wow. Mi fa diventare piccolo. Io sono 32enne, mi fa tornare piccolo, cioè mi. Ma è quello la forza di storia. Bello, esatto. Allora, abbiamo. Vabbè, chiaramente entriamo subito nel tutorial base per chi non avesse mai giocato questo capitolo, i movimenti,
visuale. Fra l'altro sono tutti molto intuitivi. Esatto, la visuale, agganciare un bersaglio, insomma, esatto. Siamo nel classico. I mondi di cui si dovrebbe parlare in questo gioco, se non ho capito male, i mondi Disney dovrebbero essere Toy Story, Pirati dei Caraibi, sì. Frozen. Yeah, che vabbè, probabilmente è quello proprio, Frozen è quello più... Esatto. Più... E? Il primo, Hercules. Hercules, bravo. Come si chiama? Non ne ho sentiti 5, ne ho sentiti. Big Hero 6. E Big Hero 6, esatto. Poi non ne so nessun altro. Non mi sembra che ce ne stiamo dimenticando qualcuno. Perché oltre naturalmente, siccome non ha potuto riproporre tutti i mondi, alcuni li ha lasciati come summon, come vocazione. Ad esempio, sì. Ariel la puoi evocare. Oh, bello! Non so come, non so quando, però lo puoi fare. Bello, carino. Quindi. Probabilmente se ti avvicini qualcosa ti dovrebbe dire. Saggezza. La saggezza. E ti potenzia l'attacco. Ok. Quindi fai più danni. Poi la verità. La verità. Oh, che figo la verità. E poi, come dicevi tu, credo pure io. L'equilibrio. Figo però. Che sceglieresti tu? Allora che vado di equilibrio. Ma immaginavo. Sono un tipo che. Corpo e mente che coesistono per lo stesso potenziale. Pure le frasi sono belle. Cioè non lo so, è amore a prima vista. È un po' come quando spacchetti un Final Fantasy nuovo. C'è anche il mondo di Winnie the Pooh. Mo l'ho visto. Ah davvero? C'è qua su questo capitolo? Non so mai come si chiama quel mondo là. Non ho proprio l'idea neanche io. Un'altra scelta? Quale potere cerchi? Bella! Mi sta mettendo in crisi. Vediamo. Il potere dell'amore. Il guardiano. Che sembra una roba da difesa. Esatto. Il guerriero che è più combattente, e quello sicuramente sarà tipo mago. Il savio. Io probabilmente farò verità il guardiano. Vediamo cosa sceglie lui. Io vado col savio. Vediamo. Ecco questo savio. Il potere del savio è una forza interiore. E questo è il potere che cerchi? Sì, diciamo di proviamo. Sì. Dentro, vediamo. Molto, molto dentro. Queste scelte qui. Esatto, delle scelte un po' di vita, essere sincero, equilibrato, insomma. Allora, ho sentito che tecnicamente non è eccepibile, in effetti forse un God of War è meglio, però a livello artistico, ragazzi, guardate voi. Boh, mi permetto di dire che sono comunque due giochi differenti. È normale che fosse God of War debba essere un po' più spinto su qualcosa. E poi God of War. Boh. Che deve incominciare? Sì. Vabbè, giovata ragazzi, ciò è brutto. Ho più o meno 400 ore di giochi. Come sapete, ho anche la passione del board game e del gioco di ruolo. 8 ore le devo lavorare, 2 le devo dedicare a mia moglie. E per tutte le donne so che è poco, dovrei dedicargli di più, però. Resti non dormire. Esatto. Sto cercando di dormire di meno. Voglio smettere di dormire. Voglio smettere, mentre no. Metteremo in breve. Sì. Sì, che infatti è un po' Smash Button, sentivo, perché vabbè, quella è la serie Kingdom che è fatta così. Ma posso dire una cosa? Guarda che figata. No, cioè, hanno voluto lavorare sull'orizzonte specchiato, non è facile. Il bossone. Che c'è sempre, c'è in ogni sempre. Santissimo Kingdom Hearts. E sto schiaffito. Volevo provare a schivarlo. Sì. No, ti ha detto, ma che cazzo abbi. Ecco, io nel frattempo schiaffi su schiaffi. Vorrei tipo imparare. No, probabilmente, esatto, no, ti voglio dire una cavolata, se come prima devi agganciargli le mani. Esatto, vedi? Esatto. Lui sente dolore sulle mani. Sulle mani, ragazzi! No, vabbè, questo è pessimo, scusa. Martingale. Questo è da schivare. Che oddio lo schiaffo. Ma l'hai schivato? Picchialo. Ma avevo cagli Artres, la tua cazzata. No, hai detto bello. Però mi conviene sempre continuare a minare. Non lo so, sai? Perché già c'hai mezza vita. Io sono un sacco pippa, devo ammetterlo. Io sono abituato ai strategici da turni, quindi. Oh merda, ma l'altra vita? Sono fottuto. Questo è da dire, sono fottuto. Conviene gli Atlas, perché gli Atlas, oh mio Dio, sei schivato, merda. Paura è diventato Bloodborne a un certo punto questo gioco. Sì, secondo me pigli un sacco di schiaffi troppo, sì, sentirete dei rumori di fondo violenti. Noi siamo quel tipo di gamer che premiamo il tasto più forte convinti che faccia più danno. E
qua la palla mi ci arriva sui denti adesso, eh. Io me ne andrei. Però l'ho ucciso. L'hai ucciso? L'ho ucciso. Mo scopriranno che ecco c'è rimasto aperto il mondo di Ecco e se vanno laggiù sotto è un casino. Pratica, la prima parte del gioco sarà tutta sui mondi Disney, dopo invece si va verso il rush finale, si va nei mondi quelli creati proprio da Nomura. Tipo Crepuscopoli. Crepuscopoli, sembra un po' povero. Che sì, sì, in italiano a volte perde un po', se ne ammetti, quando lo traducono. Ecco, l'idea che Paperino non ci sia più, mi è testice, non ci gioco. Un po' torna a giocare a Smash Bros. May my heart be my guiding key. I've got it! It's the game! All right! Olympus Coliseum, here we come! Can we get if we sell a little?